Cari amici, ben ritrovati. Considerazioni in prospettiva, avevo detto un anno fa. Alla fine di gennaio mi arrivava l'SKX009, a un anno di distanza. Innanzitutto vi ringrazio per l'enorme favore di pubblico che ha incontrato la mia video recensione. Siete sempre troppo buoni, talvolta troppo. Guardatelo, dopo un anno di distanza, l'ho portato spessissimo, se è stato fermo in questi 12 mesi, un mese e mezzo, non più. Lo riacquisterei? Sì, ad occhi chiusi, e forse ne fossi un collezionista, io non sono un collezionista, li uso gli orologi. Fossi un collezionista, magari ne prenderei anche nella versione SKX007. E quella, anche non, pur non essendo collezionista, se la trovo a buon prezzo e con banda in Jubilee, acciaio Jubilee, maglia Jubilee, non mi piace quello in polimero. Sapete, non li chiamo bracciali. Bracciali per me appartengono al mondo dell'oreficeria fini a se. Quello che porta una testa d'orologio è una banda, un cinturino. Trovassi l'SKX011J, è stupendo, con quei numeri gialli sulla ghiera e lancette dorate con quadrante arancio, stupendo, va bene. Iniziamo a dire i contro, poi parliamo dei pro a distanza di un anno. Fra tutti sarebbe auspicabile l'upgrade del movimento dal 7S26 al NH36 con fermomacchina e carica manuale. Non se ne sente tanto. Il fermomacchina sarebbe già un passo in avanti perché questo è un orologio talmente bello. Quando i giapponesi si mettono a disegnare qualcosa, non ce n'è più. Non solo per gli svizzeri, ma per tutto il resto del mondo. Pare che sia uscito di produzione, sarebbe un bel autogol da parte di Seiko mandare fuori produzione una cosa del genere. Prima cosa, ecco, un upgrade del movimento. Seconda cosa, il rodaggio è stato un po' lungo, il cosiddetto rodaggio, l'assestamento. Dopo 6 mesi ha iniziato a marciare. Rispetto anche all'Orient, che poi lo recensirò, l'Orient il 65001. 20 secondi, 22 secondi al giorno in avanti, 18, poi scendeva 18, dopo 4 mesi era 12, 9 secondi. Dopo 6 mesi si è assestato sui 3 secondi. L'estate tende a ritardare un pochino. Mentre prima guadagnava sempre. Questo è dato dal fatto che per politica aziendale la Seiko nel 7S26 monta una spirale di acciaio normale anziché in lega Spron, che è quella meno sensibile alle escursioni termiche. Cosa significa? Si traduce appunto, l'orologio tende a ritardare all'aumentare la temperatura. E queste qui sono le piccole cose veniali. Veniamo ai pregi. A parte il design bellissimo, non stanca mai, la sua luminescenza è ormai è proverbiale. L'Anemoto, ne parlerò in futuro su altri video, l'Anemoto nasce nel 40. Segnalazioni e segnali visivi, è una sussidiaria Seiko, proprietà della stessa Seiko, produce anche per gli svizzeri il Luminova, produce tutto. E il Lumibright, che è quello peculiare dei Seiko, fantastico. Il cinturino in acciaio, molto criticato, è una delle sue peculiarità irrinunciabili, comodissimo quanto solido, non strappa un pelo, con queste maglie piene esterne, non amo le modifiche. L'Hardlex è sufficientemente hard, dura, non si graffia. Qualcuno auspicherebbe il vetro in zaffiro, va bene questo con la sua bella bisellatura che dà quei riflessi. Ecco, veniamo alla precisione. Vi do la mia parola, lo ho rimesso la
Sera, il pomeriggio tardi del 31 dicembre 2019, uscendo, andavo a una festa di amici. Ho detto inizio l'anno con l'SKI. Meno 31 secondi, oggi siamo il 4 febbraio, quindi sono 35 giorni diviso 35. Uguale meno 0,88 secondi. Ha perso 0,88 secondi in 35 giorni. Uno scarto prodie di meno di un secondo. Io ho avuto Rolex 3135, cioè tuttora non mi vedrete mai indossarlo perché non è nel mio stile. Me l'hanno regalato, ma ahimè non è nel mio stile. Non amo ostentare. Un Date Just, sempre 3135, ecco, COSC. Questo qui li batte tutti. Il mio Omega Speedmaster Day Date con il Valjoux 750, Omega calibro 1151. È lontanissimo. Tanti ETA 2824/2. Tutti sui 4 secondi, 3 secondi, preciso come questo. Speriamo. Allora, questo che indosso è un Omega Vintage che ha più anni di me, non fa testo. Comunque, ecco, lui è revisionato, ma non ha quella precisione. Qui siamo su 0,88 secondi al giorno dopo 35 giorni, praticamente sembra un quarzo. Un movimento basico come il 7S26 che dà la biada a tanti svizzeri blasonati e anche di alta orologeria. Giapponesi sono i numeri uno, che dire, chapeau a loro. Dove acquistarlo? È aumentato perché pare che stia uscendo di produzione, l'hanno detto già tante altre volte. Il catalogo nazionale italiano non ha mai fatto testo, così come quello europeo. Probabilmente sono escamotage per tenere viva l'attenzione. Sono bei volponi alla Seiko. Allora, i Global Central. All'epoca io lo pagai sui 158-159 euro, è aumentato, sta attorno ai 185-195. Rimane sempre il sito migliore dove acquistare a prezzo più basso. Alla fine è più che promosso. In estate vedremo se riuscirà a mantenere il tempo o con quelle temperature canicolari rallentare un pochino troppo. Per il momento siamo ben oltre i parametri dei migliori cronometri svizzeri. Che dire? Complimenti alla Seiko. Signori, un saluto da Piero la Terza Sprovieri. Ciao ciao, alle prossime.